Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui il vostro TonoKid che vi parla e oggi siamo tornati con Factory Outlet Simulator, pronti per andare ad aprire il nostro negozio che ogni mattina dobbiamo aprire, ogni volta che riavvio il gioco. Devo ricordarmi di questa cosa, altrimenti rimangono lì fermi a non fare niente. Dobbiamo anche riaccendere le luci e ripartire con la produzione, signori. Allora, avevamo ampliato notevolmente la nostra fabbrica. Tutto per svolgere i compiti all'ingrosso un po' più velocemente con i nostri due magazzinieri gemelli, la signorina che sistema con una velocità abbastanza ridotta le nostre macchine, lei che è l'ingegnere, lei che è quella della sicurezza che prende a calci i clienti che provano a rubare, bravissima. Ma soprattutto avevamo iniziato a far fuori la roba che non ci interessava più, quindi tutte quelle marche sotto costo che, insomma, tutte queste spariranno. La Adidas sta prendendo il posto di quelle stesse maglie e non saprei, non so se andare a fare... io avevo fatto un'altra qua, di Adidas... Incredibile, signori, un po' di polvere che arrivava dal magazzino probabilmente. Allora, beh, a parte ciò, andiamo a vedere prima di tutto la borsa valori, se avevamo qualche spiccio da ricavare. No, questo l'avevamo appena preso, quindi in realtà è inutile guardarci. All'ingrosso c'è un bell'ordine di North Slope 880, però 25k di guadagno. Famo 880 Nord Slope e poi, lo diciamo ovviamente alla signorina, 880 Nord Slope gialle, fatemi solo vedere cosa serve. Locust Adidas Nord Slope, filo colorato, tessuto colorato, andiamo a prenderli alla... Filo colorato, tessuto colorato, me ne servono tanti, vai. Filo colorato ne abbiamo parecchi, quindi facciamo così, abbiamo 12k87, andiamo a dire alla signorina di farne 88, the North Slope Yellow T-shirt, 88, vai. E abbiamo, signori, fatto l'upgrade al nostro camioncino, al nostro furgoncino, pick-upino, come volete chiamarlo, con il caricamento automatico, quindi siamo automatizzati quasi completamente. Adesso cerchiamo anche di capire come spendere bene i nostri soldi per il nostro outlet. E cioè, noi abbiamo preso la licenza dei pantaloni della Adidas, ma ce ne sta solo uno per fila. Quindi a questo punto io farei una cosa, pensando come metterli, dove metterli soprattutto. Forse un'espansioncina del negozio ci starebbe, Quanto costa l'espansione? Datemi... Dov'è? Il mio outlet... no. Shopping? No. Non interno, ma espansioni. 4k l'espansione della fabbrica, potremmo anche pensarci, ma facciamo prima l'espansione del negozio. Ok, vediamo come si è allargato. Perfetto. Quindi spostiamo i camerini mentre ci sono dentro delle persone, giusto così. Allora, riesci a mettere giù? Ma non entrate nel camerino? Ma aspetta un attimo! Non me lo ruota? E che cazzo? Ma io voglio metterlo così. Lo fai mettere così? Me lo fai mettere così? E niente. E la signora si deve mettere in mezzo alle palle. Mettilo giù e basta, perché sennò divento matto. Poi... sposta. Mettilo qua. Attenzione a uscire. Signora, però si levi dalle palle. Attenzione a uscire dal camerino, perché è un attimo che me l'ha girato. Non ci voglio credere. Ma perché è così stupido sto... Me l'ha girato ancora? Oh, ma avete rotto le palle tutti, eh. Porca di quella puttana. Qua ce ne starà un altro? Ho i miei dubbi. Al massimo va a coprire un po' la vetrina, ma va bene. Comunque, come siamo messi qua? Caricamento automatico, vai. Guarda lì, pa. Comodità questa, signori. Poi a 50k c'è il furgone. Credo che anche quello costi 35, poi l'upgrade per il caricamento automatico. Però vediamo.
Poi io volevo, ho fatto così per poter fare poi magari così, mettiamo i pantaloni, tu ti levi dalle palle, ma perché siete stronzi? Mettere cose dei pantaloni, ce ne sei. Signora, brava, bravissima, l'ha visto da lontano, l'ha visto. Andrei a fare, a prendere più che altro, grande scaffale per pantaloni, quanti ce ne servivano? Altri 3 mi sembra, 2 milioni e 4 per degli scaffaletti del cazzo, cioè, nel senso... Mi sembra un po' eccessivo il prezzo, o sbaglio? Ok, 1, 2 e 3. Tanto non c'è bisogno che girino intorno a guardare. Tutti uguali. Sì, però non passate davanti mentre sto cercando di fare un lavoro di precisione anche voi. Di grazia. E andiamo a mettere... Beh, gli altri black. Oddio, a metà si ferma. Non so se è perché magari se ne possono mettere due. Proviamo. Ma intanto qua... No, che cazzo fai? Caricali. Si riempie? Si è riempito, quindi andiamo. Carico sulla nave. Ok, andiamo a caricare. Caricamento automatico, signori, 150k è un po' eccessivo, è leggermente eccessivo, quindi direi che aspetterei. Non abbiamo fretta di fare i caricamenti auto, cioè oddio, non sarebbe male. Poi non so se sbloccandolo qua alla barca lo sblocca anche all'aereo o se proprio... Ah, attenzione, 75k? Perché 75k? C'è lo sconto? Hanno fatto qualche aggiornamento? Non mi sembra, però... Era 150k. Forse perché abbiamo fatto l'upgrade al caricamento automatico della nostra macchina. Vabbè. Magari 150k tutto e quindi adesso sono 75 questo e 75 quell'altro. Lo so, cerchiamo di capire. Cerchiamo anche di sistemare il negozio perché comunque dobbiamo... Mettere giù i pantaloni, prendere altre licenze, organizzarlo meglio, finire la merce che abbiamo lì in esubero, delle prime marche che vendevamo. Ma dobbiamo organizzare un po' e nel frattempo fare questi ordini all'ingrosso che ci fanno parecchio incassare. Non incazzare, incassare. Piano però magari ce l'ha qua che tanto c'è il caricamento automatico, anzi caricala che vediamo quanti sono, 20, ok, sbagliato, ok, pronti, qua abbiamo chiuso, ok, allora poi white jeans non mi sembrano molto white ma va bene. Poi c'erano i blue jeans, immagino. No, mi sa che non se ne possono caricare due sullo stesso. Blue jean. Cazzo, però se anche tu me li riempi, non posso provare questa cosa. Basta farlo, vediamo così. No, infatti, non lo mette. Va bene, no, era solo per... Bravo, metti quello lì che manca... Anche sta cosa, ci sono 11 appendini, quindi qua. 2... 4, 6, 8, 10. Voi ditemi il senso di mettere 11 appendini con la produzione che ne fa 10. Non ha senso, non ha senso. Come per le magliette io faccio 5-5, ok. Non ha senso questa cosa. Vabbè. Comunque, abbiamo messo giù i pantaloni e... Fammi anche capire a che punto siamo con le magliette Adidas perché... Cioè, in realtà la cosa più semplice, signori, sarebbe guardare qui e capire cosa non è stato riempito dal nostro magazziniere. Significa che le nere, qualcosa in magazzino abbiamo. Le gialle della Adidas, tra l'altro, non abbiamo ancora messe giù, sbaglio. No, infatti. Abbiamo messo lì le bianche. Perché abbiamo messo lì le bianche, tra l'altro. Facciamo così.
facciamo che... Forse volevamo spostare tutto. Allora, facciamo che le gialle te le metto qua. Ok. Poi questa me la sposti qua. Una. Che cazzo vieni qua a fare? Che ci ho già pensato io. Guarda questo. Ok. Quindi prendi le Adidas bianche, le metti qua. Abbiamo finito la produzione. Aspetta, aspetta. Abbiamo finito la produzione. Aspetta un attimo. Al cestino. Vai. Carica. Dobbiamo fare un altro viaggio però, eh. Nel frattempo però la signorina... Sì, un altro viaggio con 11 scatole. La signorina, diciamo di produrre le nostre. Vai con... Ma fanne 4. 4. E della Adidas... Abbiamo detto che mancavano le bianche. Fanne due di tutto, nel senso, ma sì. Ci riempiamo il magazzino probabilmente, ma va bene. Manca il tessuto colorato? Vabbè, ma le gialle le abbiamo appena messe giù, quindi va bene. Ok. Pronti. Andiamo a consegnare. Ecco, il furgone non so quante scatole può contenere effettivamente, quanti bancali, quanti... Piano. Quanti, non so come chiamarle, ceste, ah, ok, cioè, ho sbagliato strada, però almeno andiamo, passiamo a vedere. 100k. Non è che, ma, orca vacca, ho sbagliato a schiacciare. Non è che magari... Anche il costo di questi upgrade del caricamento automatico si aggiornano un po' come si aggiornano i prezzi delle, come si dice, delle quote che andiamo a prendere in borsa. Non lo so, però potrebbe, tra l'altro ho un dubbio. Ma signori, ma noi possiamo caricarli in automatico anche da qua? Ma impazzisco, ma non dobbiamo neanche più fare il viaggio. Credo. Scusami, adesso proviamo. Okay, mettiamo giù queste. Tac, tac. E signori, se qua 75.000 potrebbe essere fattibile, anche se io prima magari opterei per il furgo. Non lo so. Perché in realtà questa cosa, se si può fare... Beh, allora non ci serve il furgone, scusatemi. Possiamo dalla distanza caricarle. Io pensavo che magari si dovesse restare in un'area ben delimitata vicino alla fabbrica. Potrebbero farlo in futuro, perché ricordatevi che questo gioco è ancora in... Ne mancano due. È impossibile. Ho sbagliato a produrli o ce li ha ciucciati qualcuno? Non saranno mica rimasti appesi ai nostri impiegati? Ma porca di quella vacca. Mancano due. Per quale motivo? Non li abbiamo proprio fatti. Ah, uno è qua. L'altro? Ah. Vabbè, non li vedeva perché probabilmente erano buggati, non lo so. Ok. Però abbiamo visto, signori, che per assurdo potremmo... Cioè, oddio, lasciare là il nostro furgone, no. Però possiamo fare solo un viaggio, perché sennò dobbiamo fare avanti e indietro a piedi per il caricamento automatico. No, però possiamo, volendo, fare solo un viaggio quando hanno finito di fabbricare tutto. Venire qua col camion pieno o anche vuoto, con il furgone vuoto, e riempirlo dalla distanza. 25k, lo comprerei volentieri il caricamento automatico, eh.
Perché automatizzare questi processi, signori, è comodo e soprattutto ci fa risparmiare tempo. Ma soprattutto è comodo. Diciamo che è più per la comodità che per altro, eh. Allora, qua si ricomincia a vendere, bravi. Stiamo praticamente vendendo solo Adidas. Ma adesso, oltre ad accettare un altro lavoro all'ingrosso, questo cosa... Ancora, quelle gialle. 15K. 610, vai. Quindi abbiamo bisogno di materia prima. Qua fai... 67, tutto colorato 100, vai. 610, signorina, 610, quindi 61, Nord Slope, 61, produca, vada. Queste intanto dobbiamo metterle qua, che va il nostro amico a riempirci gli scaffali. E qua manca, secondo me, un... come si dice, una sorta di indicazione o un dipendente che faccia questo lavoro, cioè comunque bisogna però, secondo me, aggiungere il fatto che alcune produzioni vanno al negozio, altre produzioni vanno all'ingrosso e quindi i nostri magazzinieri qua sanno già dove mettere le ceste, insomma. Mi sa che è un upgrade per lo spazio alla... per aumentare lo spazio alla fabbrica. Lo faccio perché... Però un attimo, mi sa che ci serve. Qua stiamo vendendo però le cose delle altre marche. Sì, piano piano. Molta calma. L'unica cosa è che io ho messo gli Adidas qua. Modificami, mettimene una a caso, che tanto non metteremo mai. Perché volevo pian piano spostarli, quindi fare Adidas Black. Cioè, non spostarle, volevo, sì. Questo modifica, vai. Ok. E questo piazzalo qua. Poi Adidas Blu. Le ha messe lì, le rosse le mettiamo da un'altra parte. Qua cambia. Ok. E le rosse... Ma stai riempiendola con le nostre maglie? Ma ce la fai? Ma chi se ne frega della Adidas? Vendono di più quelle del tono Kid? Ma si potrà? Ma porca di quella... Tutto gli devo insegnare a questi, eh. Cioè, vuoi non mettere giù quelle del sexy tono Kid? Cioè... Incredibile. Dobbiamo fargli fare dei corsi... Scusi, si può levare dal cazzo che dovremmo mettere giù delle magliette noi, gentilmente. Niente, ti dobbiamo entrare in testa, ti dobbiamo entrare. Ragazzi, aspettano il camerino? No, aspettano la cassa. Non lo so. Che anche qua al negozio non so se... Boh, una seconda cassa. Che il negozio ci interessa relativamente, nel senso. E giù altro intanto. Vai. Un'altra licenzina la farei, ma... Possiamo farla di pantaloni? Tanto qua, vediamo se... Ok, iniziamo a caricare. Allora, licenze. Cioè, o meglio. Ne abbiamo fatto. Ok, Adidas. Per completare potremmo fare le scarpe. Potremmo fare le scarpe. Ma quasi quasi passerei invece alle altre... No, facciamo le scarpe, facciamo le cose in ordine. Fatte bene, vai. Compra la licenza per le scarpe Adidas. Andiamo a vedere cosa serve per le scarpe.
come allora, filo bianco, tessuto colorato, carta modello avanzata e la gomma. E tessuto colorato. Belle viola. Sparito. Non mi era sparito il mouse. Tessuto colorato o nero. Carta modello avanzata e la gomma. Allora. Vai qua, signori, famo 100 alla volta, facciamo prima. Tessuto nero anche. Carta modello avanzata. Va bene, spendiamo un po'. Gomma, guarda, prendine 200 di gomma. Va bene, 5K e 3. La materia prima, diciamo che ce l'abbiamo in abbondanza. E a questo punto direi alla nostra signorina, dopo che ha finito di produrre queste, di fare le scarpe. Hai visto? Un altro achievement. E di farne non so quanto. No, fanne solo due intanto, rosse. Sì, però mantienimi il cazzo di filtro. Non ha senso anche questa cosa. Sì, metto sul filtro. Quelle nere, quelle verdi. Mi piacciono, colorazioni mi piacciono. Ah, ci sono anche rosse. No, scusami. Verdi, queste. Facciamo tutte, andiamo giù. Che cazzo di colore è questo? Pinky? Ah, ci sono pure le pinky. Bah. Ma qua intanto abbiamo finito la produzione, quindi farei. Riempiamo. Però, signori, ho paura che poi non mi veda alcune cose, quindi facciamo così. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, no basta, 18. 18 più 2, 4, 5. 18 più 5, 23 sono. Ok, perfetto, li vede. No, perché ne vedeva di meno se non sbaglio, eh. Quindi, certo. Onde evitare di dover fare due viaggi, famo così. Consegniamo. Però per le scarpe dobbiamo capire che cazzo ci serve da mettere in negozio. Apri. Vai. Aspetta, mettiamo una posizione strategica. Noi dobbiamo solo girare la testa. Tac. Madonna, che mal di testa però a fare così. Ci dobbiamo sbloccare il prima possibile. 75k significa altri 50k. Magari spenderei il necessario adesso per fare le scarpe, ma poi, cioè per appendere le scarpe, ma poi mi fermerei un attimo con le spese solo per sbloccare il caricamento automatico, almeno qua, signori, alla barca. Poshi poshi, così è molto più semplice, ma va bene. Non ci lamentiamo, anzi. Vai, vai, op, 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 op. E via. 16k. Siamo a 41. Dobbiamo spingere con gli ordini all'ingrosso. Sperando che magari ci chiedano delle scarpe adesso che valgono di più. Allora. Fatemi vedere prima di tutto gli ordini all'ingrosso. Nonna, che derapata. Gli ordini all'ingrosso. Li facciamo subito andare, partire. Questo, ecco le scarpe Adidas Black Sneakers. 620 nere, famola fare. Però queste
il guadagno è lo stesso con meno pezzi. 20 pezzi in meno, quindi. Facciamo prima i pantaloni che non abbiamo ancora fatti. Vai. Famo i pantaloni, va. Adidas Black Jean. Gin tonic. Pardon. 60. E abbiamo, no, pulsante di plastica e cerniera economica. Pulsante, cerniera economica, dammene 60. Pulsante di plastica anche. Ordina. Vai. Dobbiamo fare 60. Produci. Ok. E queste però. Le spostiamo qua. Ma le vendiamo a paio o sciolte una destra e una sinistra che vanno a due proprietari diversi? No, ci starebbe come cosa. Un'idea innovativa. Nuove fatture? Dobbiamo pagare le fatture? Stiamo riempiendo però, eh. Vai. Com'è? Che rumore assordante. Ok, allora, per mettere giù questi bellissimi paio di scarpi, ok, dobbiamo andare a prendere camerino, piccola immagine, piccolo cartello di vendita, pianta decorativa, puff, tappeto, parete, scaffale per scarpe, ma c'è più grande, più cazzuto, più cattivo? Scaffale per borse, per cuffie, per cappelli, smartwatch, direi di no. Direi di no, e quindi scaffale per scarpe, un K giustamente, perché figuratevi se è economico. Dove lo mettiamo? Quanto è grande? È la Madonna. Signori, abbiamo un piccolo problema. Allora, aspetta un attimo, posso rinscatolarlo? Evidentemente no. Metti un attimo qua. Scusatemi, perché se noi facciamo che questo lo spostiamo qua un attimo, questo lo spostiamo qua, ok, qua così, questo lo spostiamo su quella parete, giusto? Là, l'incastro, signori, perfetto. Servirebbero delle luci, eh. Prima delle luci, va. Luce circolare da soffitto, lampada da soffitto, faretto da soffitto. Faretto da soffitto costa di più perché è più figo. Dai, famo sta spesa. 4, 3K per te. Cioè, ma stiamo scherzando. Ah, questi li lasciamo qua. Sposta. E mettiamo qua a mo' di aureola sopra il nostro dipendente, guarda di bello illuminato. E li facciamo a alternati. Tac. E tac. Ok, poi mi dai i miei faretti, bellissimi. No, mi devi illuminare. Ma porca puttana. Oh. Là. Ci sta come cosa, eh. Aspetta, spostalo bene fino in fondo. Ok. Tac. E questo spostalo bene fino in fondo. Questo un po' più in qua. Cioè, illuminazione a giorno, signori. Per non farci mancare niente, direi. Quindi questi li mettiamo un po' più. Metti, sono centrali così, guarda. Uno. Due.
Arrivate giusto in tempo, anche se in realtà non ho ancora finito di sistemare, perché questa è in mezzo alle balle. In realtà bisognerebbe mettere in mezzo i jeans, quindi facciamo così. Mettiamo i jeans qua. Sì, però signora, che cazzo, lei passa in mezzo. Tac. Questo lo mettiamo qua. Questi rompono un po' le balle, posso dirlo. Questa in realtà è da Adidas rossa. Noi dovevamo spostare la Adidas rossa. Mettiamola qua. E la togliamo da qua. Mettiamo questo che così non si... Ok. E farei che questo lo spostiamo un attimo. Scusate, davanti all'ingresso, lo so, ma... Dai, prendimi questo. C'è spazio per passare. Guarda quanto spazio che c'è. Guarda lì. Op. E questo... Questo in realtà... Non è molto congeniale, ma lo mettiamo... Aspetta. Arrivo, scusatemi un secondo, ma... Qua abbiamo problemi di... Oh! Problemi di aggancio, più che altro. Lo mettiamo qua così. Ah! Andiamo con le scarpe. Ma non stanno finendo lo spazio, Tono Kid, quindi... Andrei a riempire la macchina. Il problema è anche quello di spazio, che gli scaffali finiscono una certa. Allora, andiamo a mettere le scarpe. Allora, vai di scarpe nere. Quante ce ne stanno? Un paio, ma veramente. Quanti colori abbiamo noi? Quello che in realtà dobbiamo fare così. Credo, eh. Vediamo. Poi mettiamo quelle blu. E ora... Voilà. Pam! Calcio rotante. L'ha praticamente spiaccicato contro il vetro. Distrutto il vetro. Vai. No, aspetta. Bastardi. I prezzi. I prezzi! Sono Kid, mannaggia te. Mio outlet. Etichette prezzo. Ma anche le maglie non le avevamo tirate su. La white sempre poco di meno. Io mi dimentico queste cose importanti. Cose bianche sempre di meno, eh. Ricordiamocelo. Jeans purtroppo. No, ci sono bianchi, giusto? Sì. Quindi invece che 9,59. Red, blu. Le scarpe non ci sono bianche, mi spiace. Costano tutte... Ok, the North Scope. Ok, perfetto. Che cacchio, mi dimentico queste cose. Abbiamo finito la produzione? Sì, ma fatemi sistemare. Allora, blu ci metto in mezzo le verdi che staccano. Non so se è piccolo però sto negozio. Poi abbiamo le... No, in realtà le red e le pinky anche sono da alternare perché... Mettici le red, poi mettiamo le verdi e poi le pinky. Vai. Le verdi. E vai di pinky. Pinky. A me non sembrano pinky, sembrano sempre rosse, però. Se ti levi dalle palle, magari riesco a mettere le cazzo di scarpe. Le ho messe tutte. Queste qua che c'era. Queste qua le abbiamo messe giù. Con quelle blu, giusto? Sì. Ok. Perfetto. Ma siamo pieni. Non ho controllato se ce li aggancia tutti. Andremo a sorte, signori. E vediamo. Vediamo quanto arriviamo. Visto la non necessarietà del furgone. Dire nave, sì. Perché sennò non ci sarebbe.
Direi di sì, di andare come upgrade al caricamento automatico almeno qua alla nave. Ad arrivarci 75, non so se ci arriviamo, eh. Comunque belle le scarpe, mi piacciono. Bei colori. Certo, ci vuole un po' di materia prima, però ovviamente ci guadagniamo perché sennò non le venderemmo affatto. Adesso facciamo un ingrosso di pantaloni e se riusciamo un ingrosso di scarpe, giusto per produrre cose diverse ogni volta, anche se poi dopo questi ordini direi di passare. 21, cazzo, non me ne vede uno, mi sa. Eh sì, fanculo. Non me ne vede uno, ma porca di quella vacca. Non so se era quello da solo sul pallet, magari. Adesso andiamo a capire. Ecco, signori, un consiglio: controllate sempre che vi veda tutti i pacchi che avete parcheggiato, che i vostri impiegati hanno parcheggiato, perché se no vi tocca fare avanti e indietro un'altra volta per un singolo scatolone. Piano. Madonna che slalom tra i pali. Una bella rottura di balles. Vediamo se era quello sul pallet o qualcheduno che è buggato. È andato perso, immagino. Questi sono. Spero che siano pieni. Nel dubbio me li porto tutti e due. Mi sa che è uno che si è buggato, perché io ne ho fatti fare sicuramente. A meno che l'ho messo io erroneamente sullo scaffale del negozio. Potrebbe anche essere, perché per essercene due. Mi sa che quello lì messo in orizzontale non è pieno, eh. Eccoci. Prendilo. Là, 22k. E siamo a 57. Un altro ordine così, signori. E sblocchiamo almeno qua il caricamento automatico, giusto per vedere com'è. E piano piano adesso, ovviamente, con i soldi riusciamo a fare più cose, eh. Quindi abbiamo messo le scarpe, abbiamo messo tutti i pantaloni. Potremmo fare un'altra nostra licenza, ma con calma, magari. Vediamo se un'altra licenza, un'altra maglietta, sì, ci potrebbe stare, perché così almeno facciamo che riempiamo le tre file, praticamente con magliette diverse, ovviamente. Anche se stanno andando a ruba, dovremmo, mi sa, produrne delle altre. Cara, vai, anzi fanne tre e tre. Ok. Dicevo che vediamo anche la borsa valori, che comunque dei soldi ce li abbiamo noi parcheggiati qua. Questa ad esempio no, l'abbiamo presa 8 ed è rimasto così, dolce banana. Questo no, questo 500. Non so se venderlo. Perché ho paura che torni giù. Fai così, vendi tutto questo. Vai, 6K. Abbiamo qualcos'altro? Erano solo due? Di solito non ne prendo tantissimi. Soldi facili questi, eh. Soldi facili. Fammi vedere qualcuno che è all'8. Hermes. Prendine 1000, esageriamo. Vai. 8K praticamente abbiamo speso per comprare le quote di Hermes, che però cacchio in realtà non so quanto salga, eh. Queste sono bassissime e salgono un botto. Signori, fai altre 1000 di queste, sti cazzi. Ha speso i soldi? Sì, lo so, ho detto di non spendere, però va bene. Vai caro, vai a riempire con le nostre maglie. Ma questa? Era rimasta in produzione. Ma perché? È comparsa adesso, signori. Era quella che ci mancava prima. Ma
Vabbè. Comunque. Andiamo con un bel ingrosso. Questa che ci dà di più in termini di guadagno sono scarpe rosse, ti dirò, facciamole. Sono solo 4,80. Scarpe, no, red, ok. Vai di scarpe, red, 4,80, quindi 48. Mi manca il filo. Ah, filo bianco. Filo bianco? Filo bianco, davvero? Vai, 100 filo bianco. Tac, scarpe, red. 48 red sneaker, ok, perfetto. Ok, qua abbiamo svuotato un po'. Perfetto, signori. Direi che possiamo anche fare una cosa, però. Io signori, li spendo. Non dovevamo spendere, ma vabbè. L'automatismo alla barca o all'aereo lo faremo prossimamente. Qua mi sa che lo dobbiamo fare 4K. Vediamo come si espande. Per lui, la Madonna. Questa zona sarebbe per delimitare la zona 1, la zona 2. Scarpe ci mette molto di più a farle. Ed è giusto così, eh. Allora, il pallet spostalo qua intanto. Ok, possiamo mettere un sacco di macchine in più. Quasi quasi ce l'andrei anche a mettere. Tanto poi ci pensano loro a. Mettiamone almeno. Guarda, ne prendo almeno 3. Fai anche 4, dai, sti cazzi. 3K spendiamo. Signori, la produzione qua. Pam, sin pen, eh. Allora. Ma non direi di farle compenetrare, però. Quasi. Guadagniamo quanto più spazio possibile. È subito messa al lavoro, eh. Guarda lì subito. Ok. Così, signori, cioè, ci mettiamo davvero un attimo a fare qualunque cosa. Ecco, un'altra cosa che sarebbe interessante secondo me è. Non so perché alcune. Ah no, ma lì. Eh no, non so. Alcune le fa compenetrare, altre no. Cioè, ok, c'è qualcosa di buggato. Quindi prima di buggare qualunque cosa, teniamole un pochino separate. No, sarebbe interessante poter scegliere non quali magari macchine, ma quante macchine mettere a produrre un determinato prodotto. Quello sarebbe interessante. Loro sicuramente adesso impazziscono. Io quasi quasi però ne approfitto per mettere. Questo non serve a niente, quindi facciamo che, signori, i soldi che abbiamo guadagnato li spendiamo. Perché ci serve sicuro un altro coso del negozio, ma anche secondo me un altro di quel questo. Aspetta, che l'ho visto, questo. Vai. Sì, perché il pallet va bene, ma serve a gran poco. Questo qual è? Quello del negozio? Glielo mettiamo qua. Ok, riusciamo a prendere da qua le cose? Non lo so, vediamo. E poi l'altro, che è quello del magazzino, della fabbrica. Ma dovrebbe starci. Vai, mettilo qua così comodo. Ok, questo spostalo qua. Dai. Qua chiudi. Non serve tenere aperto. Va bene, quanti ne abbiamo? 27. Iniziamo a caricarli, va. Che non si sa mai. Attenzione perché sono le 5. Macchina piena. 27, poi ne mancano. Ok, un'altra ventina. Possiamo portare queste. Perché poi non so quando salva il gioco e non vorrei che mi buggasse ancora le cose, però. Il problema è quello, io non so questo gioco quando salva, che cazzo di ora salva. O semplicemente quando esco, non lo so.
Però spero di non buggare niente. Ok. E scarichiamo le scarpe. Scarpe rosse della Adidas. Manco fossimo in Cina comunque, che non so, ste marche qua un po' così. Adidas. Tra l'altro adesso vorrei sbloccare anche poi una licenza per le... No, che cacchio faccio? Non si fa così. Non si fa più così. Non si fa più così. Si fa così, guarda. 210 in realtà. Noi 21 dovremmo... Però non so se hanno finito di produrre, di mettere sui scaffali. Vediamo. No, la prossima licenza da acquistare credo che sia della finta Nike. E sono le magliette. Spazio per le magliette ne abbiamo, perché... Mancano due. Eccoli. Perfetto. E posci posci così, signori. Posci posci. 22k, siamo a 59. Ah, ecco, con un prossimo lavoretto all'ingrosso siamo a posto. Io direi però comunque di fermarci qui, che la consegna l'abbiamo fatta. Vediamo se salva, che ora salva, se salva adesso, se salva alle 6. Se salva alle 6 è un po' un problema, perché eravamo in giro con la macchina a scaricare le scarpe, quindi potrebbe buggarsi un po' tutto. Se invece salva quando usciamo, allora non ci sono assolutamente problemi. Questa la parcheggiamo già in retromarcia. Vai, scendilo. E va bene. Lì le nostre magliette ci sono. Qua le Adidas ci sono. Sono 2, 4, 5 i colori. Noi potremmo andare a vedere. No, cos'è che devo fare qua? Apri tutte le fatture che non abbiamo più pagato. Ok. Licenze. La prossima licenza, come detto, dovrebbe essere questa della Nixe. Facciamo al volo? Facciamo al volo, dai. Fammi vedere. Prima di tutto l'etichetta prezzo. Black, blu, red, white, sempre di meno, 11,50. E la yellow. Quindi anche queste sono 5. Andiamo a vedere quello che ci serve. Filo colorato, tessuto colorato, non cambia niente con le magliette. Fammene intanto 3. Fatte, non me la fatte, non me la fatte. Non me la fatte neanche queste. Ok. Io queste te le metto qua. Dubito che tenga separate magliette da scarpe. Le mette dove cazzo gli pare, secondo me. Iniziamo con le Nixe blu. Bella però la scritta, mi piace. Già è blu, nere. E le vado a mettere... Quasi quasi le metto qua. Le lasciamo lì per altri tipi di... quasi quasi le metto qua. E le nere di solito le mettiamo in alto a sinistra, sì. Per tenere una sorta di logica. Poi non c'è la logica, però. Poi le blu stanno sotto le nere. Sì. I prezzi li abbiamo già fissati. Guarda lì come subito vanno ad accaparrarsi quelle nere. Quelle rosse con scritta rossa, no dai. Le rosse vanno qua. Ok. Le gialle vanno vicino alle blu. E mancano quelle bianche che stanno lì sopra. Anche qua mettete un altro colore alla scritta. Bella, bella la scritta, bello tutto, ma poi mi cascano su
sui colori. Questa bella viola. Bella. Quella nera e quella bianca, top. Le altre, questa carina, ma la gialla e la rossa, molto male. Adesso queste le spostiamo di qua. Magliette, siamo un po' corto, Aspetta, fammi... Riesco a tenerle separate io, almeno per marca. Poi non so che non sono in ordine, non saranno mai in ordine. Anche questo, ovviamente, secondo me è un aggiornamento che quasi certamente faranno, Possibilità di mettere in ordine le cose, o comunque dire al nostro amico di... perché vedi, questa mo l'ha spostata qua, ma stava lì. Vabbè. No, volevo capire Adidas, direi la gialla e la rossa mancano, giusto? Adidas, famo giusto questa. Facciamo così. La gialla, fanne due. La rossa, fanne due. Vai. Ok. Ma Adidas bianca non abbiamo... Scusami, non l'avevamo messa lì. Tac. E ok, va bene, signori, io spero che salvi alle 15 qualcosa e che non mi torni indietro nel tempo alle 6, però lo scopriremo insieme. Accetteremo anche un altro... Anzi, accetto già l'ordine, ma non faccio partire la produzione. Così almeno siamo a posto, vediamo. Ma 9,80 sono per un guadagno di 29. Qua 1000 per un guadagno di 27, minchia. Cifra tonda, cioè 1060 della Adidas e il guadagno è solo di 9,52. Ma stiamo scherzando. Dai, famo cifra tonda, 1000 dell'Adidas Black. Va bene. I 30k che saranno utili per raggiungere i 75 per l'automazione almeno della barca. Va bene, signori, come sempre io vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un like, un commento, a seguire tutte le altre serie sul canale. Mi raccomando, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Jackie Chan, brava, bravissima. E a questo punto ci vediamo con un prossimo video. Alla prossima, ciao ciao.